si apre neanche un dibattito sul discorso della sovranità monetaria. Della? Sovranità monetaria. Ad esempio, l'euro, di chi è la proprietà dell'euro all'atto dell'emissione? I paesi che sono. Quindi, secondo lei, degli stati o delle banche? O del popolo? Sempre del popolo. Questo. E la BCE? Qual è il compito della BCE? Sì, ma senta, lei mi vuole fare No, le spiego. Lei mi vuole fare testo o vogliamo parlare? Io vorrei una vera risposta, però siccome non riesco ad averla da nessun politico. La prima cosa è, essendo la proprietà dell'euro della Banca Centrale, della Banca d'Italia, appunto la proprietà delle banche centrali, noi non abbiamo una sovranità monetaria nazionale, giusto? Fino qua il discorso finisce. Guardi, stanno arrivando le persone che devo incontrare. Va bene, duro. Anzi, le chiedo gentilmente, essendo un rappresentante nostro, del popolo, di informarsi sul signoraggio bancario. Il signoraggio bancario, lei sa, la differenza tra valore nominale e valore intrinseco delle banconote, stampate da. Cosa ne abbiamo fatto voi? Il signoraggio bancario ha il potere di chi emette moneta. Se mi aspetta 10 minuti, poi. Ok, noi siamo fatti. Buongiorno, devo dire. Se mi fai una domanda, se può una dichiarazione veloce. Su che cosa? Sull'articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana. Il secondo comma dice che la sovranità appartiene al popolo. Per sovranità intendiamo anche sovranità monetaria. La sovranità è un concetto molto complesso, riguarda l'ideologia, la cultura e anche le grandi scelte di questione economica. Ecco, e lei cosa ne pensa del signoraggio bancario? Cioè della mancanza di sovranità monetaria. Certo, io sono convinto, non so se avete letto l'articolo in intervista di Guido Rossi, sono convinto che le banche vadano controllate in modo rigoroso. Però all'atto dell'emissione la proprietà dell'euro di chi è? La proprietà è molto complessa, cioè la proprietà riguarda gli stati, le economie e c'è anche qualcosa oltre l'euro che è sotteso alla valutazione della moneta. Perfetto, lei che cosa ne pensa di questa frase del professor Giacinto Auriti? Moneta al popolo, riprendiamoci la proprietà dei nostri soldi. Oggi la nostra moneta nasce di proprietà della banca che la emette prestandoci. Noi vogliamo che nasca di proprietà dei cittadini e che sia accreditata. Conosco questa, ma penso con grande cautela. Bisogna stare molto molto attenti. Per quale motivo? Perché un tipo del genere, la moneta al popolo, può finire anche con legittimare delle derive di ordine monetario che non sempre sappiamo controllare. L'attuale sistema bancario economico, quindi lei lo ritiene. Al malgrado tutto sta reggendo un pochino, a meno che non ci siano altre derive. A lei pensa che la moneta è uno strumento che il potere politico non sa per gestire? Guardi, il problema della moneta è un problema non così semplice, cioè non si tratta di avere una moneta in quanto tale. La moneta è il risultato di una interpretazione complessa di lavoro, di politiche, di ideologie, di scelte nazionali e internazionali. Quindi non è la moneta in quanto tale. La moneta ha un prezzo perché dietro la moneta c'è tutta questa trama complessa di relazioni e di interessi. Però il sistema attuale è un sistema di moneta debito. Ma non direi. È una moneta che comunque tiene, ancora per quanto non so. Va bene? Ma guardi, le opinioni sono sempre tutte legittime, ma ci fa piacere, anzi, però il problema serio è perché non c'è un dibattito serio all'interno. La struttura che ora governa la moneta è una struttura finanziaria, no? Privatistica in parte, privatistica e al tempo stesso governata dai grandi rappresentanti anche della politica. Molto noce la politica. Io penso più che i politici effettivamente siano dei camerieri dei banchieri. Questo è il mio pensiero, quindi. Per la verità, in parte lo penso pure io, ma non mi faccio dire altro. Buona giornata. Grazie, buona giornata. Onorevole Scusi, possiamo fare una domanda? Siamo un'associazione che si occupa di moneta e sovranità monetaria. No, una battuta solo.
adesso siccome stiamo, vogliamo trasmettere su Primi TV, una TV streaming, quindi sì, dovremmo avere mai con due signori. Allora guarda, io le lascio, questo già lo conosce, già lo conosce. Ci abbiamo parlato, sì. Siamo qui. Esatto, però io lei è perfettamente. Esatto, e le volevo dire, la sua soluzione, a mio avviso, a nostro avviso, è un ulteriore moltiplicamento nei confronti delle famiglie e delle piccole imprese, perché continuare con questo sistema di moneta a debito, capisci cosa vuol dire? Continuare con questo sistema di moneta a debito. La soluzione cioè di fare, di cambiare l'accesso al credito, esatto, e di favorire invece che i grandi, i piccoli, che siano di abitamento. No, come ha detto anche Fassino, allargare l'accesso al credito a piccole imprese e famiglie, un ulteriore indebitamento, perché l'atto della creazione della moneta da parte delle banche, la cosa che c'è chiara è che noi facciamo la piccola e media impresa. Le famiglie mettiamo sul tasso, gli indebitamenti diventano su questo siamo d'accordo, su questo siamo d'accordo, però c'è un problema alla base, grazie. Giorno, posso una domanda veloce? Primi TV on streaming. Allora, infatti. Giorno, allora abbiamo una domanda? Il viaggio bancario, la domanda comunitaria. Vi lascio questa banconota informativa, è gratuita. Don't cry, sister, cry. Everything will be just fine. Don't cry, sister, cry.